Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video un po' più tecnico perché voglio farti vedere esattamente come si costruisce e come funziona un'azienda che fattura più di 1 milione all'anno e come la facciamo noi, come lo faccio io, per farti capire la struttura, per farti capire tutti i dati che abbiamo interni, per farti capire i metodi di comunicazione che usiamo per tutti i manager, chi c'è all'interno, che tipo di struttura è, le chiamate che arrivano, i venditori, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal fatto che da quelle che sono le chiamate che abbiamo fatto l'ultimo anno 2023, che abbiamo chiuso con poco meno di 1 milione di fatturato. Ovviamente qua copriremo tutta la parte di non disclosure, quindi non potrei vedere tutto al 100%, il mio editor coprirà alcune cose perché firmo dei contratti di non disclosure con tutte le persone con cui lavoro, quindi sono dei dati che posso erogare fino a un certo punto, ok? Quindi qua abbiamo tutti gli eventi creati, tra l'altro refresh la pagina così che tu riesca a vedere che sono tutti negli ultimi 365 giorni, tutti dati reali, ok? Quindi non c'è niente di screenshot o robe fake come fanno vedere tanti in giro. Abbiamo creato 3200 eventi, gli eventi sono le chiamate prenotate, quindi chiamate di potenziali clienti interessati a lavorare direttamente con noi, con la nostra attività in questo caso. E è un'attività che vende software ambito mercati finanziari, quindi anche qui il ticket medio della nostra offerta è dai 2000 euro la OV, quindi ticket medio. Abbiamo pacchetti che partono da 1500 fino ad arrivare anche ai 10.000 euro, quindi il ticket medio è questo, è stato questo. Abbiamo misurato ovviamente tutto, abbiamo fatto 3200 chiamate di vendita. Contate che sulle chiamate di vendita abbiamo una conversione che varia dal 20 al 30%, possiamo dire una media del 25% con una OV di 2000 euro. Ovviamente potete fare anche il calcolo voi da soli, e questo per farvi capire che da un punto di vista di marketing facciamo tutta la parte di ovviamente creazione della struttura di vendita, parte di educazione del lead, quindi acquisizione del potenziale cliente, educazione del potenziale cliente, e poi cambiamo tutto l'ambiente in fase di vendita tramite una chiamata. Quindi poi prenotare una chiamata con il consulente, di conseguenza va in chiamata con un consulente che analizza la tua situazione e capisce se e come possiamo aiutarti. Se possiamo farlo, ovviamente poi ti presentiamo l'offerta, se non possiamo farlo non lo facciamo. Di questi eventi, 3200, si sono presentati 2000 persone, 128 reschedulati. Reschedulati vuol dire che magari avevano degli imprevisti, non potevano esserci in quel preciso istante, di conseguenza hanno reschedulato appuntamento, cancellati 1200, quindi gente che non si è presentata, piuttosto che gente che magari ha cancellato l'appuntamento e poi l'ha riprenotato in un secondo momento e via dicendo. Quindi questi sono dati di media normalissimi da un punto di vista di eventi cancellati rispetto, anzi sono anche bassi rispetto a quelli creati, contando che non è un'azienda B2B ma un'azienda B2C, quindi andiamo a prendere un ticket, comunque un avatar, un potenziale cliente meno profilato rispetto al B2B, ok? Che costa anche meno ma di conseguenza meno profilato, quindi la percentuale di no show, comunque eventi cancellati, è normale che sia del 40%, anzi è un buon dato. Contando questo, ti faccio vedere un attimo l'infrastruttura che abbiamo, ok? Quindi ci sono i due partner, in questo caso siamo due partner, quindi siamo due persone che abbiamo tutta la parte aziendale. Abbiamo il delivery manager, abbiamo il sales manager, setter manager, marketing manager e il frontman. Noi comunichiamo solo ed esclusivamente con queste figure, non con altre, con nessun altro. Tutte le figure in giallo io non so alcuni neanche chi siano in realtà. Perché? Perché parlo con i manager e basta. Quindi l'azienda è strutturata in questo modo. Abbiamo il marketing manager, dove facciamo tutta la parte di marketing, quindi dalla presentazione del funnel di vendita, dalla pubblicità, quindi le ads, l'editor, il copywriter, il grafico che costruisce tutto il sito web, tutta la landing page, tutto quello che è la parte di acquisizione clienti. Quindi marketing è praticamente fare vedere l'offerta a più persone possibili in target, e di conseguenza tutta quella parte lì è delegata al marketing manager, che sotto di lui c'è l'editor, il copywriter e il grafico, che si occupano appunto di editare tutti i contenuti, del frontman. In questo caso abbiamo un frontman, non siamo noi, i partner non sono i frontman in questo caso, quindi c'è il frontman che fa tutti i video, fa tutta la parte di camera, ok? Quindi poi si editano i video, c'è il copywriter che scrive tutte le mail, tutti i testi riguardanti dei reels, per esempio contenuti che si fanno online, piuttosto che tutta la parte anche di oltre alle mail, landing page e funnel di vendita, quindi viene strutturato tutto così, webinar, tutte le cose, tutto il testo che viene detto dal frontend viene programmato e fatto dal copywriter con il marketing manager, e poi abbiamo il grafico che invece struttura tutte le pagine di vendita. Abbiamo il frontman che si interfaccia con il community manager. Il frontman è la persona competente nel settore, di conseguenza le sue competenze, il suo prodotto o servizio che andiamo a erogare ovviamente è suo. Abbiamo preso una persona che ha più di 15 anni di esperienza nel settore, che ha fatto diverse competizioni
anche internazionali sui mercati finanziari, di conseguenza è una persona molto molto brava nel fare il suo lavoro, non ha competenze di offerta, traffico, vendita, di conseguenza per questo motivo abbiamo fatto una collaborazione di questo tipo. Al community manager abbiamo diverse community, di conseguenza si occupa di dare valore alle persone, ai clienti già attivi, ok? Abbiamo delivery manager con i vari fornitori, delivery 1, 2 e 3, quindi abbiamo un team della delivery interna che si occupa del customer service, che si occupa delle chat, che si occupa del supporto, che si occupa di far sì che tutta l'esperienza all'interno dell'azienda sia positiva, soprattutto per tutti i clienti, da quando entrano, quando scali a volumi più importanti, che ti entra magari 5, 6, 7, 10 clienti ogni singolo giorno nuovi, deve esserci un processo di onboarding, devono esserci persone che seguono in maniera molto molto dettagliata quello che è il processo di onboarding del cliente e il cliente stesso per tutta la sua durata dell'esperienza all'interno della nostra azienda. Quindi questo è quello che fa il delivery manager con tutti i fornitori interni ed esterni e i tre membri del team di delivery. Passiamo alla parte sales. Sales manager e setter manager. I setter sono le persone che settano le chiamate e quindi scremano le chiamate per i venditori. I venditori sono quelli che chiudono i clienti, quindi che trasformano da potenziali clienti a clienti paganti. Ogni persona, ogni potenziale cliente dal marketing prima passa da un setter. Abbiamo 6 setter con il setter manager che guarda tutti i setter e analizza tutti i KPI di ogni singola persona, tutte le chiamate registrate, e capisce in base ai dati che gli diamo, ai KPI che gli diamo noi partner, come stanno performando, e fa la parte di hiring e onboarding, offboarding, quindi manda via le persone che non performano entro certi KPI in un certo periodo di tempo e prende nuove persone all'interno dell'azienda. Questo per quanto riguarda il setter manager, una chiamata di 5-10 minuti che fa ogni singolo setter con ogni singolo potenziale cliente per capire se è in target riguardante l'offerta che noi andiamo a vendere, così che facilitiamo il compito dei closer, quindi dei venditori, che arrivano in chiamata gente comunque profilata, pronta a diventare cliente pagante. Di conseguenza poi analizziamo una volta ancora se sono idonei per lavorare con noi in base alla nostra offerta, se li reputiamo idonei gli presentiamo un'offerta, di conseguenza poi passano da potenziali clienti a clienti paganti. Questa è la struttura completa di quello che è la nostra attività, di questa attività, e non ci mettiamo la faccia nei partner, quindi questo per dire che tutte le persone che dicono ma devi per forza metterci la faccia quando fai un business online, non è assolutamente vero. Guardate questa struttura, non mi avete mai visto e non mi vedete mai all'interno di un video o di qualsiasi pubblicità, perché non sono io il frontman e di conseguenza mi occupo di tutta la parte imprenditoriale nel backend, e nessuna in realtà nessuno dei due partner si occupa della parte di front-end, perché sono scelte che facciamo da un punto di vista imprenditoriale per avere più attività di questo tipo, e perché il frontman ha delle competenze molto specifiche in base al prodotto e servizio che andiamo a vendere, di conseguenza le sue competenze le sfruttiamo come sfruttiamo competenze di altre persone, altri professionisti, altri fornitori che diventano poi frontman aziendali. È una realtà che è nata ad aprile del 2023 questa, e ha fatturato appunto poco meno di 1 milione nell'ultimo anno. Quest'anno supereremo di gran lunga il 1 milione per il business plan che abbiamo fatto e tutto quello che è il forecast che abbiamo fatto, e quindi questa struttura qui può scalare anche a 2-3 milioni l'anno in maniera molto molto semplice. Abbiamo preparato la struttura per fare numeri importanti, è una struttura che in realtà può scalare molto di più di 1 milione l'anno, e di conseguenza è quello che faremo. Quando la macchina funziona, l'offerta, il traffico funziona, la vendita funziona, arrivano i primi clienti, l'unica variabile sul fatturato che conta realmente è quanto traffico può portare all'offerta, quindi quante persone interessate e potenzialmente interessate all'offerta la guardano, ok? Quindi nel 2024, in quest'anno, stiamo ovviamente ottimizzando tutta la parte di marketing, tutta la parte di struttura anche di sales, perché ovviamente una volta che hai il setter manager e il sales manager, comunque devi uno mantenere uno standard molto elevato da un punto di vista di team e di performance, e poi chi performa sotto lo standard devi ovviamente cambiarlo e di conseguenza o formarlo, e di conseguenza ci vuole del lavoro dietro per ampliare tutti i team. Però questa è la struttura, questo è lo scheletro aziendale. Da un punto di vista invece di comunicazione ti faccio vedere Slack, che è la piattaforma dove noi comunichiamo. Ovviamente adesso qui sarà tutto oscurato o quasi, perché non potrei vedere le comunicazioni che facciamo internamente, però ti faccio vedere un attimo come è strutturato tutto. Abbiamo diversi canali, quindi abbiamo il canale dei team leader dove tutti i manager appunto comunicano, canale amministrativo, canale della delivery, registrazioni call e invece canale dei sales. Abbiamo anche il recap della delivery, cioè ogni, dato che
Io penso fermamente che il prodotto o servizio sia il cuore pulsante dell'azienda e come venga erogato sia la cosa più importante per far funzionare l'azienda al 100% e soprattutto in maniera efficiente e continuativa e longeva nel tempo. Abbiamo un recap giornaliero su quello che è la delivery del prodotto, quindi tutti i problemi che abbiamo, perché ci sono problemi internamente sempre all'interno di un'azienda quando si scala soprattutto a numeri importanti, e quello che invece stiamo facendo molto bene, recensioni positive che arrivano e via dicendo. Quindi abbiamo un recap di tutto quello che è lato delivery dell'azienda ogni singolo giorno dal delivery manager, ok? Poi abbiamo una chat generale dove andiamo a capire ovviamente comunicazioni da un punto di vista amministrativo per il 90% delle volte, o meeting aziendali che andiamo a fare, che dove devono esserci praticamente tutti, parte di hiring, testimonianze ed eventuali rimborsi. Poi abbiamo le chat con tutte le persone interne, quindi con tutti i manager, per quanto riguarda i partner soltanto con i manager. Diciamo che la struttura è fatta che i partner parlano soltanto con i manager e poi i manager parlano con tutti gli altri, quindi se ci sono dei problemi ci aspettiamo che tutti i manager risolvano i problemi da soli senza andare dai partner. Se dovessero per esempio non riuscire a risolvere un problema, allora vengono poi da noi, però è una seconda opzione, e di solito riescono a risolvere tutto da soli, per questo sono dei manager molto molto bravi. Di conseguenza noi partner alla fine non abbiamo nessun poche volte mettiamo mani a quello che sono i processi aziendali e tutto quello che è l'azienda. Quindi è una macchina semi-automatica che diciamo fattura molto bene. Ci è voluto il tempo e soprattutto le competenze per arrivare fino a qui, ma è quello che noi facciamo per diverse aziende. Quindi questo video è per farti capire la struttura interna di un'azienda che fattura 1 milione più l'anno, e soprattutto al 2024 faremo sicuramente molto più di 1 milione, perché siamo partiti molto bene da un punto di vista di fatturato annuale, di conseguenza continueremo così. E non è un video per vendere assolutamente nulla, c'è un link in descrizione, se vuoi cliccalo, se non vuoi non cliccarlo. Io ovvio e scalo attività online da un bel po' di tempo, e quindi se sei un libero professionista, se sei una persona che vuole avviare e scalare il tuo business, o hai già un business e vuoi arrivare a 100.000 euro al mese o più, faccio questo nella vita, e di conseguenza se ti interessa, non mi interessa, a me non interessa se lo clicchi o no, il link non è un video per venderti nulla, ma per darti valore e per magari chiarirti le idee su quello che potrebbe essere lo scheletro aziendale di un'azienda di questo tipo, che e i volumi anche delle chiamate di vendita che arrivano per e la comunicazione che utilizziamo, per avere un'idea più chiara di quello che facciamo. Quindi spero di averti dato valore. Se ti interessa, qui troverai un link dove ci sarà una guida, dove ci sarà una lezione dove ti spiegherò quello che faccio nel dettaglio. Se vuoi prenotare una chiamata con me e il mio team per capire se come possiamo aiutarti appunto a costruire un'infrastruttura di questo tipo, fallo, se no non c'è nessun tipo di problema e basta. Quindi ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.